Notizia shock dal mondo della TV e dello spettacolo. E con grande rammarico e con una profonda tristezza nel cuore che vi dico che da stasera inizia l'ultima edizione del Maurizio Costanzo Show. Udin? Yeah! Ok. No, è perché, insomma, la notizia l'ha scosso nel profondo. Sì. E direi era ora, perché ormai Maurizio Costanzo. Ciao Maurizio. Cioè, aspetta, in questo episodio lo stiamo bistrattando e nel mentre. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Dai, per favore, siamo meglio di ciò. Salutaci tua moglie, la Maria. Ciao. Per favore, tu sai quanto odi Maria De Filippi. Maria, ciao. Ah, ho letto che la tettona del Grande Fratello. Ah, quella con le tette rifatte, orribili, sono orribili. Dai, sono orribili. Insomma, quello, diciamo, è la, come posso dire, è una cosa un po'. Un po'? Allora, caricaturale, insomma, come si dice? Un po'. Un po' grottesco, ecco. Un po' alla Bill Kaulitz. Ecco, sì, insomma, è il grottesco della chirurgia estetica. Perché è grande, grande dovrebbe essere bello, solo che fa schifo. Vabbè, insomma, E c'è un precedente, eh? C'è un precedente. Quale? C'è un'altra ragazza che si è rifatta il seno, anche più grande di quella. Ed è morta intossicata dal silicone? No. E sono scoppiate le tette? Sì, però aspetta le circostanze. Senti le circostanze. Dimmi. Le circostanze praticamente che questo ha avuto un incidente d'auto terribile, cioè l'altro è morto in una maniera lancinante. Sì. Il silicone l'ha salvata e non solo, ha salvato persino gli organi interni. Oddio. Rudy, mettiamoci le tette finte. No, beh, no, grazie. Cioè, è terapeutico. Ehi, io vado bene, io guido bene, cacchio vuoi. Ma se un tir ti mette sotto, tu puoi guidare bene quanto vuoi. Sì, ma se un tir mi mette sotto, mette sotto. Le tette non ti vanno. No, niente. Quindi. Allora, dicevo, la tettona del Grande Fratello era ospite al Cambridge Night. Ora, quindi? Ora, non so la discussione su cosa verteva, non so come è andata avanti, però a un certo punto pare che abbia dato per morta, sai chi? Chi? Secondo la tettona era morta da tempo la Rita Levi Montalcini. Ora capisco, wow, che è una mummia in carta pecorita che non so come faccia a stare in piedi. Oh mio Dio. Ciao Rita! È una senatrice, attenzione. Attenzione. Facciamo satira. Ma infatti io non sto dando un giudizio sul suo ruolo politico o estetico. Sto dicendo che ha i suoi anni e mi meraviglio di come una persona riesca a vivere fino a quell'età. Vabbè. Lei magari ha scoperto qualcosa e non ce lo vuole far sapere? Eh sì. E quindi, insomma, diceva pupa ma non secchiona, citava il titolo della testata. Rudy, ma cos'è che ci... Che ci uccide, perché insomma. Cominciamo a fare figure di merda. Molto. Sì. Molte figure di merda. Molte. Troppe. Cos'è lo spirito di qualche. Non lo so. Magari. Automated ship voice. Oh mio Dio. No, allora dobbiamo ricominciare da prima. Perché? Perché sarebbero, guarda, 5, 4. Non ce la facciamo. È a tempo. Quindi. Quick load. No, non quick load. Ah, mo siamo un po' nella merda. No, perché se andiamo all'autosave, cioè, logicamente. Non so dove ha salvato. Ha salvato un po' dietro, però. Evidentemente dobbiamo sbrigarci. Sperando di riuscirci a questo punto, ma porca miseria. Ma dico, i compagni di squadra non. Non fanno un cavolo. No, fanno qualcosa, però sono anche loro un po' limitati, no? Quindi. Dunque. Quindi cerchiamo, mannaggia. Saperlo prima. Mi dispiace, no, per i nostri teleascoltatori. Che tanto non veramente smesso di seguirci. Dici? Dico. Quindi possiamo dire quello che vogliamo? Sì.
Allora, siete una massa. Facciamo gli elitari? Facciamo gli elitari come quelli che vanno alla Bocconi? Sì, 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 facciamo gli elitari. Ah, sondaggione del giorno. Secondo voi, quelli che vado alla Bocconi sono degli elitari? Risposta 1, sì. Ok, avete ragione, avete ragione, cacchio voi, avete ragione. Risposta 2, sì. Sono degli elitari. Ora, ciao elitari! Immagino adesso noi che andiamo magari a fare visita alla Bocconi. Ma Bocconi immagino. Laurea honoris causa. A chi? Noi. A me? A noi. Per cosa? Una laurea in due. Che non abbiamo so. Fatto? Cazzoni. Laura in... cazzoneagine? Sì. Cazzutagine? No, cazzutagine. Siamo anche cazzuli questo giorno. Quindi, cazzutagine. Mannaggia. Vediamo se c'è qualche altra notizia succulenta. Ah, parliamo del premio Nobel per la pace a Barack Obama. Il quale Barack Obama lo sta considerando più come una cosa negativa che una cosa positiva. Perché Rudina, a quanto pare il buon Barack... avrebbe a quanto pare il buon Barack avrebbe dovuto mandare dei soldatini in dove stanno combattendo in Afghanistan. In Afghanistan, sì, praticamente in Iraq. Allora, in Iraq si è capito, stanno là per il petrolio. Ormai lo dicono apertamente, stiamo là per il petrolio. Mentre in Afghanistan si stanno quasi si impegnando. E quindi ho letto un bel articolo tratto dal sito dell'ANSA. In cui si dice Lanza. E in cui si diceva appunto che Obama non sa come fare. Perché da un lato vuole mandare questi soldati. No, li deve mandare perché c'è un report di un generale che è parecchio. È un report serio. Il generale dice: visto che stiamo facendo integrazione, abbiamo bisogno di più truppe, punto. Quindi adesso non può più farlo. Poi d'altra parte è per la pace, quindi non potrebbe. Quindi non sì, sai. Tant'è sì. Vero che la Casa Bianca non ha neanche festeggiato, perché è gli stessi del partito suo, insomma. Non so che dire. È quello democratico, ti voglio dire. Sì, non volevo fare una gaffe, quindi no. Invece volevo dire Partito Democratico, quindi non avrei fatto una gaffe. I repubblicani sono quelli che vogliono le armi per invece tutti. Invece i repubblicani stanno usando questa roba del Nobel per la pace per dargli contro. Sì, anche quindi, perché i repubblicani non stavano aspettando altro. Quindi è una bella gatta da pelare. Perché dicono, ci avete votato perché non ma volevate tu sai la guerra. Ma pelare una gatta? L'ho imparato. L'ho imparato. Quando stavi in Vietnam, nei vecchi tempi del Vietnam, pelavi gatte per sì, sopravvivere. Mentre Tony Stark, sì, mentre Tony Stark si faceva distruggere e doveva farsi il... Tu pelavi gatte. Io pelavo gatte. Minchia. Potremmo aprire un nuovo business, in tempi di crisi, nuovi lavori. Pelare gatte. Il pelagatte. Alle prime 50 telefonate. Il primo gatto è pelato gratis. E se volete... Ma tu peli anche gatti o solo le gatte? Le gatte. No, perché per pelare gatti c'è... Allora, per pelare gatti sarebbe un meccanismo tipo matematico. Cioè, ti riconduce al caso precedente. Ah, ok. Quindi ci vuole la laurea per farle diventare gatte. ci vuole gli studi empirici per far diventare gatti gatte. Infatti. E io non ho munizioni. Siamo un po' nella merda, insomma, Rudin. Questo... Vedi se ci sono dei trucchi, vedi se ci sono dei trucchi. Ah, vi consiglio di vedere per i maschietti, la copertina del videogioco, lo leggo, Magna Carta 2. Magna Carta? Ma dovrebbe essere Magna, però non so, in inglese la pronunciano Magna, suppongo. In inglese, in effetti. Sì. E perché c'è una tettona vantaggio domani. Sì. Beh. Allora, Rudine, il nostro tempo è scaduto. È scaduto? Sì. Ok. Allora, un saluto sempre da Gianluca e Rudin del blog Infiniti Racconti. Visitateci, commentateci, donate soldi a Rudy è povero. Non a Gianluca, perché Gianluca è figlio di baroni. C'ho una scimmia che mi stampa i soldi falsi, quindi... Arrivederci. Alla prossima.